Gli aiuti ai paesi del terzo mondo nei prossimi mesi saranno al centro della politica del governo italiano. Dici nel mondo Italia e si pensa alla fede cristiana e poi è fanalino di coda nel senso degli aiuti veri che la comunità dà tutta intera, governo e come si dice società civile, ai paesi che lottano con la fame, questo è un passaggio da dimenticare. Il ministro per l'attuazione del programma di governo interviene a Montecalvo Irpino nel corso di una manifestazione per i festeggiamenti del terzo centenario della nascita di San Pompilio Maria Pirrotti, santo scolopio che nel 1700 fu sostenitore della scuola pubblica. Da oggi alla prossima finanziaria, dice Rotondi, il governo sarà impegnato a correggere questa stortura, ma anche la comunità italiana deve raccogliere le energie. Se siamo tutti, maggioranza e opposizione, animati da quell'oncia o da quel tanto in più di fede cristiana che ci accomuna come italiani, deve essere una rotta precisa. Perché se un grande paese si fa carico di queste ragioni, non chiudendosi nel suo egoismo, ma aprendosi a una dimensione internazionale al centro della quale pone la persona umana, io credo che un grande paese diventa ancora più grande e conquista una leadership morale, spirituale e in ultimo anche economica, perché i paesi che vengono aiutati a crescere naturalmente sono nuovi mercati e diventano referenti anzitutto di chi li ha aiutati.